Due colossi nella produzione di semiconduttori, quindi di chip, processori, system on chip e tutte queste robe qua, sono sul piede di guerra e stanno per entrare in una battaglia legale. Chi sono questi due? Parliamo di ARM e Qualcomm. Settimana scorsa, nel video che ho fatto col mio amico Federico, in cui parlavo di Core e Thread, avevo accennato ad ARM, che è una grossa azienda che produce processori, che la maggior parte di essi sono destinati al mercato mobile. Però, per esempio, esistono casi di computer portatili e fissi che hanno processori ARM, comunque basati sull'architettura ARM, per esempio i nuovi M1 di Apple. Adesso questi due giganti, come vi stavo dicendo, stanno per entrare in tribunale. Adesso, per capire cosa è successo, ci vediamo dopo la sigla. Aspettate, prima della sigla. I più navigati di voi di questo canale hanno notato un cambio di inquadratura molto drastico. Questo perché? Punto 1, sto preparando un'inquadratura per un nuovo video che uscirà fra 2 o 3 settimane. Spero di farcela fra 2 settimane nella sezione vlog. E il secondo motivo perché c'è dell'altro disagio in questa stanza, perché sto cambiando scrivania, che l'ho cambiata la scrivania, però mi serve ancora qualcosina prima di poter sistemare tutto. Quindi da questa parte dell'inquadratura che va dietro la camera c'è un disagio. E quindi adesso, per capire cosa sta succedendo fra Qualcomm e ARM, ci vediamo dopo la sigla. You can... 27. They did that. Free software. Benvenuti e benvenuti dai pinguini in questo nuovo video di FK Breaking News. Io come al solito sono Valerio e oggi vi racconto la storia di quello che sta succedendo fra Qualcomm e ARM. Ma prima di cominciare vi voglio ricordare come al solito che se vi piacciono i miei video di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina, così che quando pubblicherò altri video voi non ve lo perdete. E quindi andiamo avanti. Nel 2021 Qualcomm acquista Nuvia, aziende leader nella produzione di system chip e processori, per la bellezza di 1.4 miliardi di dollari. La Nuvia aveva delle licenze per produrre processori ARM. Questa è una cosa che si fa nell'ambito della produzione di processori molto spesso. Cioè, io per esempio azienda tipo ARM, che ho dei brevetti dello sviluppo dei miei processori, posso dare quei brevetti in licenza a un'altra azienda per sviluppare gli stessi processori, che di fatto è quello che successe fra Intel e ARM. Vi racconto brevemente questa storia, ma poi penso che ne farò un video più approfondito. IBM voleva i processori Intel, però non voleva che li producesse solo Intel, perché se un giorno Intel fosse fallita, IBM si sarebbe trovato letteralmente col culo a terra. IBM voleva che ci fosse un'altra azienda che producesse gli stessi processori, che non fosse Intel, in caso di qualche problema, e quindi Intel diede in licenza la produzione di processori compatibili con l'architettura Intel a AMD. Questo successe molto tempo fa. ARM comunque ha fatto la stessa cosa, ha dato la licenza a diverse aziende e una di queste, Nuvia, è stata acquistata da Qualcomm. E praticamente Qualcomm sostiene che, una volta avendo acquistato la Nuvia, abbia anche acquistato tutto quello che riguarda il reparto delle licenze che Nuvia aveva. E quindi Qualcomm dice: io posso produrre processori ARM. ARM dice: no, tu non puoi farlo perché io gliel'ho dati a Nuvia, non glielo dati a te. E quindi adesso stanno sul piede di guerra. Le argomentazioni di ARM sono molto semplici. Quando Qualcomm ha acquistato Nuvia, doveva chiedere l'approvazione ad ARM anche per l'acquisto di quelle licenze, perché in effetti ARM gli aveva dati a quelli. Ma Qualcomm si difende dicendo, quello che dice ARM potrebbe essere anche vero, ma tuttavia Qualcomm stessa ha anche dei diritti sulle licenze e sui processori ARM, quindi non capisce dove è il problema, e quindi Qualcomm è fiducioso del fatto che una volta in tribunale questi diritti vengono riaffermati. E quindi questo darà inizio a una nuova battaglia legale, che come tutte le battaglie legali, soprattutto quelle che riguardano roba di informatica, di produzione hardware, queste cose durano anni. Quindi anche ancora, perché a me non mi è chiaro in quale giurisdizione questa battaglia legale verrà fatta, perché Qualcomm è americana, ARM è inglese, hanno la sede a Cambridge, quindi come al solito quando poi ci saranno degli aggiornamenti ve lo farò sapere. E quindi io vi ringrazio per avermi ascoltato, se vi è piaciuto questo video mettete un like e non perdetevi altri video che faccio su questo canale come FK Storie e FK Under the Hood. E quindi ancora una volta grazie per l'attenzione, ci vediamo col prossimo video, ciao!